Benvenuti su New Insurance, la trasmissione di Le Fonti TV. In questa puntata parliamo degli investimenti e delle assicurazioni tra tassi bassi, mercati volatili e pressioni sul capitale. E ne parliamo con Tao Fuji, analista assicurazioni di S&P Global Ratings, e con Alberto Vacca, Chief Business and Investment Officer di Aviva. Benvenuti. Buongiorno. Siamo in un contesto di volatilità e quindi di attese, diciamo, abbastanza imprevedibili per quanto riguarda l'andamento degli investimenti. E le compagnie di assicurazione sino a poco tempo fa si erano preoccupate di investire in modo da garantire dei rendimenti più elevati dei tassi bassi. Adesso invece ci sono delle attenzioni maggiori sulla conservazione del capitale. In più ci sono dei regolamenti da parte dell'IVASS e da parte anche della Commissione europea che spingono le assicurazioni sia a rivalutare le polizze di ramo vita tradizionali, ma anche a spingere di più le polizze tradizionali che erano state un po' limitate da Solvency II, e poi da parte della Commissione europea ad investire di più in società non quotate. Ma vediamo un po' meglio la situazione attuale e come le compagnie di assicurazione stanno reagendo per quanto riguarda gli investimenti. Taos Fuji, lei cosa ne pensa a livello macroeconomico? Che dati avete? Allora, la nostra tesi di base è che i tassi di interesse rimarranno bassi e rimarranno bassi a lungo termine. Quindi questo generalmente spinge le società assicurative a investire sempre più a lungo, anche nel sforzo di allineare la durata dei loro attivi con la durata degli investimenti, tenendo conto che i detentori di polizze stanno riscattando sempre di meno le loro polizze, e questo allunga la durata di vita di queste stesse polizze. Ovviamente Solvency II, con il maggior carico di capitale sugli investimenti in azioni e collegati, non aiuta a diversificare gli investimenti delle società assicurative, e quindi abbiamo notato essenzialmente un sforzo da parte di società a investire verso titoli di credito sempre a lungo. Quello che potrebbe un po' cambiare le cose, il nostro scenario di tassi di interesse sempre più bassi, sempre più a lungo, è il fatto che ci si sono accumulate delle bolle di credito, non a livello esattamente bolle, ma dei significativamente rialzi a livello di indebitamento sia delle aziende corporate americane e anche alcune europee, sia a livello dell'economia cinese. E quindi ovviamente un scoppiare di questo indebitamento potrebbe anche risultare in rialzi improvvisi dei tassi di interesse, che potrebbe anche mettere in difficoltà le scelte di investimento. Non so, Alberto. Incertezza e Ma volatilità. allora, di sicuro diciamo, lo scenario dei tassi, fino a un po' di tempo fa tutti pensavano che i tassi si sarebbero rialzati perché siamo alla fine del quantitative easing, che quindi avrebbe dovuto portare ad un rialzo dei tassi. Perché questo non è accaduto? Non è accaduto perché è in corso quello che viene definito flight to quality, cioè tutti cercano di investire in investimenti più sicuri, tendenzialmente governativi, core dell'area euro, cosa che fa abbassare la curva risk-free a dei livelli diciamo anche superiori a quelli a cui abbiamo assistito in passato col quantitative easing in corso. Di sicuro lo scenario è uno scenario complicato perché abbiamo una guerra commerciale in corso, abbiamo un indebitamento, sono d'accordo, diciamo c'è un tema di credito che è un tema che già stava scoppiando alla fine del 2018. Abbiamo visto i mercati molto spaventati sia sul credito e quindi di conseguenza anche sull'equity. Quindi in questa atmosfera di incertezza, flight to quality, tassi di interesse bassi, quanto durerà? Beh, dipende dalle notizie appunto sul credito e sull'economia e anche da cosa succede a livello politico. È sempre di più guidato dalla politica e sempre meno guidato dai fondamentali dell'economia, quello che succede sui mercati finanziari. Quindi il problema magari può essere di più sui titoli di Stato a questo punto, soprattutto per un paese magari come l'Italia che non ha una crescita sostenuta.
Sui titoli di Stato, in realtà abbiamo visto con, come diceva Alberto, l'abbassamento della curva senza rischio ha portato anche a un abbassamento del rendimento di tutti i titoli di Stato, compreso quello italiano, anche se quello italiano, per diciamo, le divergenze politiche, ha beneficiato di meno rispetto ad altri paesi, però. Anche l'Italia oggi viaggia sul 10 anni a meno di, penso meno di 2,5% oggi, quindi comunque ha beneficiato anche se meno di altri paesi. Sicuramente penso che nella scelta di investimento la difficoltà sta non solo sui titoli di Stato, ma anche sul fatto che, che il QE ha anche assorbito una parte importante dell'offerta di titoli da parte delle aziende in Europa e quindi ha creato una corsa ai rendimenti. Oggi, con il rallentamento della crescita, vediamo che le aziende corporate stanno investendo anche un po' di meno, quindi la loro tendenza a emettere nuove obbligazioni sta anche rallentando, quindi c'è anche un problema di domanda e di offerta che pesa sugli interessi. Quello che osserviamo come l'attitudine più importante delle società assicurative è che, essendo molto difficile agire sul lato degli investimenti, stanno agendo molto di più sul lato della loro passività, quindi spingendo i loro clienti a sottoscrivere almeno per una quota parte in titoli in ramo terzo, diciamo, unit linked, dove le scelte di investimento sono molto meno limitate dal carico in capitale regolamentare o economico. Quindi più unit linked, ma adesso con questo regolamento che è stato fatto recente dall'IVASS, che vuole rivalutare un po' più, spingere un po' gli investimenti di più sulle polizze del ramo 1, vita, che fanno la gestione separata, magari spieghiamolo un po' Allora, è meglio. chiaro che le compagnie vorrebbero vendere più unit linked, ma in realtà il mercato ad oggi, quest'anno, sta crescendo. L'ultimo dato che ho visto cresceva a double digit sul ramo primo e invece decresceva in modo importante sulle unit linked. Perché? Perché chiaramente i clienti hanno percepito il rischio. Alla fine del 2018 hanno avuto il mark to market sulle loro polizze negativo nell'ultimo trimestre in particolare, quindi chiaramente sono spaventati un po' dal prendere questo rischio e vorrebbero una parte del loro investimento investita in ramo primo, che è più appunto sicuro. E quindi quello che è accaduto è che tutte le assicurazioni stanno vendendo ibridi, prodotti ibridi composti di ramo primo e ramo terzo, ma con percentuali di ramo primo sempre più grandi. Quindi il tema di investire in conto proprio, quindi mettendo il proprio bilancio per le compagnie di assicurazione, è sempre molto presente. Ed è difficile. Perché? Perché chiaramente Solvency II mette in una situazione un po' complicata le assicurazioni da un lato. C'è l'incentivo ad investire, tra virgolette, risk free in termini di assorbimento di capitale, ma uno dovrebbe comprare soltanto o triple A, che hanno dei rendimenti ovviamente bassi, bassissimi, o dei governativi dell'area euro, che, eccezione fatta per l'Italia e per Spagna e Portogallo, praticamente quasi tutti gli altri sono negativi fino a 7 anni. Quindi è sostanzialmente impossibile se non facendolo con un'ottica di trading. Quindi cosa hanno fatto in passato? Hanno investito tanto in credit risk, ma il credit risk assorbe tanto capitale e con i tassi di interesse che si abbassano, gli own fund diminuiscono. Parlo soprattutto della parte per le assicurazioni che investono tanto in ramo primo e quindi chiaramente l'investimento in credito assorbe sempre di più. Quindi, diciamo, il range degli investimenti è molto molto limitato. Tornando alla domanda che lei ha fatto, sì, il regolamento di Divas è stato sicuramente positivo perché ha consentito l'introduzione del meccanismo alla francese di poter realizzare le plusvalenze latenti per poi redistribuirle nel tempo. Ha avuto però il limite di applicare questo solo alle gestioni separate di nuova Costituzione, quindi non a
ha risolto il problema di tutto il business precedente, quindi tutti i miliardi di euro che sono investiti nelle gestioni separate create prima dell'introduzione del regolamento. Quindi avremo dei benefici da questo regolamento, ma non certo nella situazione attuale. Ecco che tra le altre Solvency II comunque ha avuto un impatto notevole, no? Per quanto riguarda le strategie di investimento delle assicurazioni. Sì, sì, notevole. Lei menzionava prima anche le recenti modifiche a livello dell'assorbimento di capitale per le azioni non quotate, per esempio. Poi questo risparmio teorico c'è, anche se in pratica non facile da attuare, anche perché bisogna identificare un portafoglio di riserve tecniche specifiche a cui addossare queste azioni capaci di dimostrare di poter detenerli per lunga durata, che non è sempre facile se uno a un certo punto avrebbe anche la necessità di dover vendere queste posizioni azionarie in caso di difficoltà di mercato. Quindi visto il peso del capitale regolamentare Solvency II sulle azioni, quello che continuiamo a vedere è che le società assicurative, sia italiane che europee, continuano ad avere un peso sull'azionario attorno fra il 5 e l'8% in generale da paese a paese, quindi ben al di sotto dei livelli che potevamo osservare a metà degli anni 2000, quindi prima di quando si pensava di come poteva essere la stesura finale di Solvency II. Quello che abbiamo visto crescere in questi ultimi due anni in modo più sostanziale è sicuramente l'investimento in immobiliare, quindi sia l'immobiliare commerciale che l'immobiliare di ufficio, perché considerando il carico capitale Solvency II che è a metà fra l'obbligazionario e l'equity, il rendimento aggiustato per il rischio tutto sommato è una cosa che le società assicurative vedono favorevolmente. E pensiamo a un altro motivo, è probabilmente che una grande parte delle società assicurative sono anche abituate a investire in real estate, hanno l'expertise. Quello che vediamo svilupparsi in modo molto molto più graduale è l'investimento diretto in prestiti. Quindi l'investimento diretto in prestiti consente di trattenere un margine superiore legato alla liquidità di questi investimenti rispetto all'investimento obbligazionario, però ovviamente richiede che le società assicurative siano in grado anche di fare la selezione del rischio di credito, che di solito è quello che fanno le banche. Quindi alcuni paesi come i Paesi Bassi o Regno Unito, le società assicurative di quei paesi sono un po' più avanti nel processo di investire in attività diretto di prestito a lungo termine nel settore commerciale o nel settore delle infrastrutture, e in Italia questo è ancora un po' rallentato. Non so se tra l'altro le compagnie appunto dovrebbero essere in grado di dare dei rating, visto ma che allora, viene anche richiesto. Diciamo, storicamente la selezione del credito in Italia la facevano solo le banche, diciamo, le assicurazioni compravano obbligazioni con una valutazione di merito di credito fatta dall'agenzia di rating, appunto. L'IVA sta consentito adesso di investire direttamente in loan, ma bisogna avere un processo, diciamo una struttura interna organizzata, diciamo, bene per fare questo tipo di lavoro, e soltanto, diciamo, alcune strutture molto grandi l'hanno creata. È chiaro che i loan sono una buona opportunità, così come, diciamo, sono stati e sono ancora tutto il mondo degli investimenti liquidi una buona opportunità, perché hanno un premio di liquidità, appunto, che è una delle poche cose che Solvency II non cattura come rischio. Il premio di liquidità viene quasi percepito come di fatto un free lunch dal modello, e quindi tutti comprano real estate, dove le assicurazioni erano più abituate, diciamo, a fare questo tipo di investimento, infrastructure bond, che gli investimenti infrastrutturali sono una cosa che tutte le assicurazioni cercano, ce ne sono pochi disponibili
meno di quanti le assicurazioni vorrebbero, oppure fondi di credito, e nei fondi di credito ci sono quelli che investono in loan, proprio perché molti non possono investire in loan direttamente. Quello che io però ritengo è che bisogna stare anche attenti a questi investimenti illiquidi. Perché? Perché oggi il premio di illiquidità, proprio perché tutti cercano questo tipo di investimenti, è molto piccolo rispetto a quello che poteva essere in passato. E comunque l'illiquidità rimane un rischio, ripeto, non prezzato dal modello, quindi bisogna essere sicuri che nell'asset allocation questo tipo di investimenti non superi certi limiti, altrimenti apparentemente questi investimenti fanno quello che si vuole, cioè dare più yield, poca volatilità di mark to market e diciamo un assorbimento patrimoniale decorrelato col resto del mondo del credito, ma nella sostanza possono poi rivelarsi, diciamo, un problema, perché il valore vero di questi investimenti lo si conosce soltanto al momento della vendita, in alcuni casi non sono nemmeno vendibili, e in uno scenario di tassi diverso da quello di oggi, quindi di tassi di interesse al rialzo, quindi di una curva risk free che si alza, è chiaro che ci ritroveremo tutti in bilancio con degli investimenti illiquidi, con un rendimento basso, perché appunto a tasso fisso normalmente, quindi chiaramente più basso di quello che potrebbe diventare risk free, con un rischio di richiesta di rimborso anticipato da parte degli assicurati, e quindi avere una parte poi di questi attivi che non si possono vendere potrebbe creare un problema. E quindi secondo me, io dico sempre, sarebbe stato meglio che il Solvency II avesse introdotto una categoria held to maturity, quindi avesse consentito alle assicurazioni di avere almeno una parte dei loro attivi al book value piuttosto che al market value, per poter appunto fronteggiare le liability di lungo termine, piuttosto che costringere tutto il sistema ad andare sugli investimenti liquidi, che per una quota percentuale limitata sono, secondo me, molto sono da fare, sono sicuramente un'opportunità, ma poi bisogna stare attenti a non esagerare. Quindi possiamo considerare i prodotti liquidi, cioè, con un certo margine di rischio a questo punto? Sì, cioè, chiaramente hanno un certo margine di rischio, e come diceva Alberto, necessitano anche della capacità di monitorare il valore intrinseco di questi attivi, che non hanno un prezzo di mercato, però chiaramente hanno un valore che varia in funzione del merito di credito delle aziende a chi si è fatto prestito. Se si parla di fondi di loan, alcuni casi sono investimenti in cui non c'è nemmeno il rating, quelli infrastrutturali, quelli real estate, sono semplicemente investimenti illiquidi. Il valore di un immobile o anche le vicende di un investimento infrastrutturale nel tempo possono modificarsi, il valore reale di quell'attivo potrebbe modificarsi nel tempo, non sempre questo è catturato dal prezzo. Quindi, chiaramente, però diciamo che probabilmente la situazione di partenza in generale delle società assicurative è che hanno una struttura di attivi generalmente molto liquidi. Quindi pensiamo dal punto di vista dell'opinione di S&P Global Ratings, sicuramente oggi le società assicurative sono particolarmente liquide. I loro investimenti in polizze vita sono anche considerate da parte di chi le detiene come dei investimenti relativamente sicuri. Era molto interessante notare che, contrariamente alla crisi 2011-2012, quando c'è stato il forte rialzo dei spread sui governativi, ha subito innescato un meccanismo di riscatto di polizze attraverso le reti, reti bancarie notevolmente. Dopo il cambio di governo, che poi ha creato un governo che non era quello scenario di base, non abbiamo notato un rialzo del tasso di riscatti, e quindi in un scenario di percezione di aspettative di inflazione basse, di una certa incertezza sui mercati, volatilità, pensiamo che probabilmente la propensità
dei detentori di polizze a riscattare in modo inaspettato è abbastanza basso. Ecco, Quindi vediamo anche gli c'è una aspetti. capacità probabilmente di fare un po' di Ma diciamo fine-tuning. che non riesco, forse dal 2008-2009 che non vediamo, diciamo, i tassi sono solo scesi, quando si sono rialzati il tasso risk free è arrivato a 1 in 10 anni, 1 e qualcosa, quindi non ha mai avuto un livello tale da diventare un costo opportunità per l'assicurato. Abbiamo avuto di fatto negli ultimi 10 anni uno shift dal tasso al credito, mi spiego meglio, i rendimenti una volta avevano 3/4 dati dal tasso di interesse e 1/4 dato dal rischio di credito, adesso è l'esatto opposto e anche di più, quindi è tutto rischio credito. Se uno ha un rendimento, come per esempio per l'Italia, di 230, oggi 2,30 il rendimento del 10 anni, l'ultima volta che l'ho visto. E beh, questo va contro la Germania che gira a meno 25, quindi abbiamo uno spread di 255 basis point, di fatto è tutto credito, il tasso, la parte tasso è negativa. Quindi secondo me in questo contesto non vedremo nulla di tutto ciò. Sono d'accordo che ad oggi gli investimenti rimangono largamente liquidi perché la storia del nostro sistema assicurativo paradigma italiano è di avere la stragrande maggioranza di investimenti liquidi. Io però guardavo più al futuro, in uno scenario di tassi così basso, con risk free negativo fino a 7 anni praticamente, e quindi l'unica opzione di investire o in credito liquido o andare in investimenti liquidi, il rischio è che la parte degli investimenti liquidi cresca proprio per mantenere i rendimenti a dei Ecco, livelli diciamo che accettabili. dal punto di vista della diversificazione le compagnie si stanno anche molto orientando verso gli investimenti in titoli ESG e altri settori, diciamo, settori che magari prima erano meno presenti. E, quindi su questo punto volevo chiederle. E poi volevo capire invece dal vostro punto di vista quali sono le prossime sfide che le compagnie di assicurazione appunto dovranno affrontare, le avevamo prima accennato, nei prossimo periodo. Allora, ESG, in realtà tante società assicurative facevano già dell'ESG senza saperlo fare. Penso che una grande sfida dell'ESG è in realtà di applicare un framework, una normativa ESG alla politica di investimento attuali, perché in realtà sul lungo termine più si investono in generale in società che hanno una filosofia di sostenibilità, in generale sono anche quelle aziende che sul lungo termine performano meglio. Quindi c'è comunque una convergenza di interesse fra avere una buona valutazione ESG e avere un portafoglio di investimenti che non dà sorprese negative e che ha delle buone performance aggiustato per il rischio. Per noi, per S&P Global, le sfide sono, allora, sul scenario di tassi, in realtà è difficile agire, come ho detto prima, si cerca più di agire sul lato di passività. Sicuramente le grosse sfide sono quelle di natura regolamentare. In primis, la revisione, ci sarà una revisione in profondità della normativa Solvency II, all'orizzonte di fine 2020. Questa revisione potrebbe anche cambiare l'incentivo a investire in tale o quale tipologia di classe d'attivo, quindi questo potrebbe essere anche importante. Si discute anche molto della revisione del meccanismo di volatility adjuster, quindi del meccanismo per assorbire la volatilità di mercato su alcuni titoli. Quindi quanto sarà fatto su questo campo potrebbe anche determinare alcune scelte di investimento. E l'altra sfida importante è l'IFRS 17, quindi per tutte le società assicurative che sono quotate in borsa e che utilizzano i principi contabili internazionali IFRS, quindi sicuramente contrariamente a quello che uno potrebbe sperare, quindi non andiamo verso una contabilità, diciamo, all to maturity, sia dell'attivo al passivo, ma su una contabilità
prezzi di mercato sia dal lato dell'attivo che del passivo, e quindi questo potrebbe anche creare maggiore volatilità nei bilanci nel futuro. Ecco, Alberto Bacca. Ma le sfide sono tantissime, di sicuro diciamo abbiamo sfide di mercato perché qui questi tassi bassi sono bassi perché l'economia è malata. Diciamo, veniamo da 10 anni di quantitative easing generalizzato a livello globale che ha cercato di sopperire con la leva monetaria a quella che era una profonda recessione. Adesso ci ritroviamo in una situazione in cui è impossibile levare lo stimolo monetario, altrimenti si rischia di rientrare in recessione. E anche con il rischio aggiuntivo che non basti la leva monetaria, anzi sempre di meno, secondo me in futuro basterà. Quindi uno Quindi scenario bassi tassi. di mercato diciamo, non buono, diciamo, al momento ancora positivo, ma le prospettive future sono di incertezza. È chiaro che c'è una guerra doganale, diciamo, abbiamo bolle di credito, quindi ne abbiamo, secondo me, Quindi di possiamo fattori dire di varie incertezza incertezze da tantissime. affrontare. Per le compagnie assicurative, chiaramente i tassi bassi sono un problema perché impattano sul capitale, per tutte, diciamo, le imprese assicurative che lavorano con le with profit, che sarebbero le nostre gestioni separate, ma ce ne sono anche in Francia o in Spagna. E in altri paesi, meno in UK, meno nei paesi del nord Europa. Per questo tipo di imprese assicurative chiaramente c'è pressione sul capitale da un lato, bisogna quindi ridurre l'assorbimento patrimoniale, ma dall'altro lato bisogna creare dei rendimenti per poter pagare i minimi garantiti e per poter incassare le proprie commissioni. Quindi la strada è stretta. Cosa fare? Secondo noi una parte Devo appunto è però essere molto brevi adesso perché siamo arrivati ai nostri una tempi di parte chiusura. si investe, si diversifica, si prendono questi premi di liquidità e si cambia soprattutto quello che era lo stile di gestione. Prima buy and hold perché tutti diciamo, i sistemi contabili di assorbimento patrimoniale lo consentivano, adesso si deve diventare molto più attivi, si deve fare trading sulla volatilità. E questo nel caso delle nuove gestioni separate consente anche di mettere da parte degli utili da poter dare poi in futuro, quindi cambiare lo stile di gestione e diventare molto più bravi a gestire degli attivi che prima non si era capace di gestire, come quello che citavamo prima dei loan. Bene, siamo arrivati al termine della nostra puntata. Ringrazio molto i nostri ospiti, Taos Fuji, analista assicurazioni di S&P Global Rating, e Alberto Vacca, Chief Business Investment Officer di Aviva. E arrivederci a tutti alla prossima puntata di New Insurance qui sulle Fonti TV.